Buongiorno ragazze, il nostro viaggio continua e oggi vi porto in un viaggio che io ho già fatto, quindi torniamo un po' indietro nel tempo, nel 2018, nel mio viaggio in Sudafrica. Vi presento il modello Alida. Anche Alida si presenta ai vostri occhi con un'abbondante e generosa dose di cartavelina, che dà ovviamente una forma principalmente al listino posteriore. Il modello Alida è stata una mia scommessa personale perché volevo ancora una volta creare qualcosa che fosse elegante ma anche versatile e comodo. Comodo perché in vacanza ma anche nella vita quotidiana capita a tutte, soprattutto in un periodo storico come questo, di voler camminare tanto, di voler stare tanto all'aria aperta e quindi volevo una scarpa che fosse adatta anche a delle passeggiate lunghe, che poi potrete utilizzare per matrimoni, cerimonie, eventi, aperitivi sul lago qui da me se venite, aperitivi in città dove meglio preferite, però non volevo che ci fosse sempre la solita scelta davanti alla scarpiera tra mi uccido con il tacco alto che magari mi farà male perché dopo tante ore di camminata non lo sopporto, soprattutto con il caldo, o metto la scarpa più bassa, un po' più sportiva. Non serve scegliere. In generale con i nostri modelli non serve scegliere perché hanno proprio questa doppia anima. Nello specifico questo è nato esattamente con questo scopo. È un sandalo fantastico. È un sandalo per cui ho dovuto combattere parecchio. Perché il tacco è un tacco di 6 centimetri. Il tacco 6 e anche il tacco 7, ma principalmente il tacco 6, è difficilissimo da trovare in tacchificio in questo periodo storico. Ci sono state annate in cui andava più di moda e quindi si trovava, adesso è un'altezza che viene considerata quasi retro. E infatti si trova spesso in versione tacco a rocchetto, con delle forme che non si abbinano a quello che è lo stile che io vi voglio proporre come moda essenziale. Quindi ci ho messo un po' e quando ho visto questo ho capito che avevamo fatto centro, perché è un tacco con una forma assurda. Da dietro sembra un tacco largo, ma poi è un tacco con una forma un po' tondeggiante sotto. È un tacco a blocco, ma non è quadrato, ha una forma fantastica. Vi consiglio veramente di andare sul sito dove potete zoomare sulle foto e zoomare proprio sul dettaglio del tacco, perché è una forma pazzesca, che lo rende estremamente comodo, estremamente stabile perché è una bella base larga, ma anche molto elegante, con un leggero tocco retro, che però non è quel retro che impegna e che non va bene se non avete uno stile tipicamente vintage. Come è fatto questo sandalo? È realizzato in nappa di agnello di due colori. I colori sono un verde tropicale, quindi non è verde smeraldo, ma è proprio verde schiuma di mare. Simile anche a quelli, ai colori del mio quadro, un verde molto estivo. Il verde smeraldo tende ad essere sempre un pochino cupo e quindi non volevo quel tipo di scuro in una collezione estiva. Si chiama proprio Tropic questo pellame, quindi vi fa capire al volo di che verde stiamo parlando e ha degli inserti color platino, quindi non oro giallo ma platino e anche poi la fibbietta abbinata color platino anche in questo caso. Il listino posteriore è un listino che abbraccia la caviglia, quindi si chiude dietro il tallone. Fai il giro dietro il tallone e si chiude poi nel lato esterno, con la fibbietta ovviamente regolabile, fa un giro solo intorno alla caviglia. Davanti abbiamo tre listini che sono in realtà tre mignon. Non sono quindi i classici listini piatti a fettuccia o a fettuccina, se avete fame come me in questo momento, ma sono dei listini un po' bombati che danno un effetto un po' più tridimensionale alla scarpa, ma anche un pochino più elegante. Sul piede non cambia nulla, nel senso che in termini di calzata e di contenimento del piede è esattamente lo stesso, però mi andava di metterci anche qua qualcosa di diverso, che fosse un dettaglio che si nota ma che non impegna in alcun modo. E quindi sono il primo verso le dita color verde, quello centrale è appunto platino, il terzo è sempre verde. Come tutte le nostre scarpe, anche Alida è interamente in pelle, quindi tomaia, quel poco che c'è, quindi i listini sono in nappa di agnello, la fodera interna è in vera pelle, il tacco è rivestito in pelle e la suola sotto è in cuoio nabuccato. La calzata di questo modello è 35-41, quindi la solita completa, costano 149 euro. Adesso, se vi va, vi porto in Sudafrica perché ve l'ho promesso all'inizio e vi racconto perché questo sandalo si chiama Lida e come è nata anche l'idea di questo abbinamento tra il verde e l'oro. Se tra voi c'è qualcuno che mi segue anche sui miei profili personali, forse si ricorderà che nel 2018 sono stata in viaggio in Sudafrica con mio padre e mio fratello, quindi con due dei tre uomini della mia vita. È stato un viaggio incredibile, veramente fantastico. E durante una delle tappe a Port Elizabeth siamo stati ospitati in questa sorta di casa per turisti, che però era attaccata proprio alla casa della proprietaria. E c'era questa signora che ci ospitava che si chiamava Alida ed era una signora fantastica che nel giro di 4 giorni ci ha raccontato il mondo in cui lei ha vissuto in Sudafrica da quando è nata fino al momento in cui noi siamo arrivati. E un giorno, forse anche proprio perché c'era questa confidenza o perché ha visto in noi anche l'interesse di capire da loro come si vive in Sudafrica, ci ha proposto di fare una gita con lei e
ci ha proprio detto: vi porto io in macchina in una delle mie spiagge preferite, che non è famosissima tra i turisti, quindi non è il classico posto dove vanno i turisti. Ed è una spiaggia con le dune, quindi è una spiaggia bellissima. E non mi dimenticherò mai di questa avventura, perché ovviamente camminare sulle dune quando non te l'aspetti non è facilissimo. E abbiamo faticato un po' per arrivare su, ma poi anche mio padre ha preso coraggio, è salito sulla duna e abbiamo delle foto, due, ve ne metto due, che non sono belle esteticamente perché ce l'ha fatta lei col telefono a distanza, ma in cui noi siamo finalmente sulla vetta della duna e stiamo festeggiando il fatto che siamo arrivati proprio in cima. Stare lì è stato incredibile, c'era un senso di libertà, di bellezza, di gratitudine enorme. Ci sentivamo, credo, tutti e tre minuscoli davanti all'immensità della natura, che era semplicemente perfetta. Ed è stato bellissimo fare questa gita con una persona che l'ha fatta veramente con amore e con interesse, semplicemente di farci vedere una parte del suo paese senza interesse di altro genere. Ci ha prese e ci ha portati con la sua macchina dicendo proprio: ma sì, non ho niente da fare, mi fa piacere, vi porto, così anch'io respiro un po' di aria di mare. È stato bellissimo. E ovviamente poi in viaggio, sia all'andata che al ritorno, ci ha raccontato un altro po' di aneddoti. Io durante quel viaggio mi sono comprata questo bracciale, che è verde e oro, che è valore economico zero, valore affettivo altissimo, ed è uno dei bracciali che indosso più spesso in estate, abbinandolo ma anche no. E partendo proprio da questo ricordo, quindi al ricordo di Alida, che è stata così carina con noi, di questo bracciale, ho creato il sandalo Alida, che come il mio bracciale si può abbinare ovviamente a colori simili, ma anche no, bisogna secondo me anche renderlo un po' protagonista. Quindi spero che la storia vi sia piaciuta, la storia che c'è dietro, non poteva che chiamarsi Alida, chiaramente, e basta, insomma questa era la mia storia, mi sto emozionando, quindi direi che chiudiamo il video di presentazione. Sono sicura che vi sia piaciuto fare questo viaggio con me in Sudafrica e mi sarebbe piaciuto ovviamente farlo un po' più pratico, ma magari in futuro torneremo da Alida e le racconteremo anche che grazie a lei è nata questa meraviglia che vi aspetta sul sito con tutto il resto della collezione. Ci vediamo qui tra qualche giorno con un nuovo video. Buona giornata, ciao!